La mozione per il rilancio, la riqualificazione e l'innovazione del sistema produttivo e manifatturiero del territorio di Terni e Narni e per l'attivazione delle procedure per il riconoscimento dello stato di crisi industriale complessa, firmata dai consiglieri Stufara, Rifondazione Comunista, Mariotti, PD, Dottorini, IDV, Buconi, Partito Socialista, Gallanello, Partito Democratico, verrà discussa nel primo consiglio regionale utile dopo la pausa estiva, in una data da individuare nell'ambito della prossima conferenza dei presidenti dei gruppi consiliari. Lo ha deciso l'Assemblea Legislativa dell'Umbria approvando a maggioranza la richiesta di rinvio avanzata dal capogruppo Massimo Buconi durante l'ultima seduta. 15 sono stati voti favorevoli, 2 quelli contrari, Brutti, IDV e Stufara, Rifondazione, e 2 le astensioni, Brega, Partito Democratico e Goracci, Comunista Umbro.